Buon pomeriggio a tutti. Non so se ci sono i traduttori. C'è il traduttore simultaneo. Bene. Allora, anche perché il mio giapponese si ferma arigato. Quindi arigato Daisaku, caro amico Daisaku, signor sindaco. Grazie per l'accoglienza nella tua città. Ci eravamo impegnati a visitare Kyoto e credo che questo impegno che allora presi come sindaco di Firenze è un impegno più vero e più forte che mai da Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, perché con questa visita si chiude la nostra missione in Giappone. Missione che è stata impreziosita dall'onore che ci ha fatto l'imperatore e l'imperatrice di riceverci ieri a Palazzo Imperiale, che si è caratterizzata con molti appuntamenti legati al business, legati alle iniziative culturali e che naturalmente è stata suggellata dall'incontro di ieri con il primo ministro Abe. Io credo che Giappone e Italia trovino in Kyoto, e me lo consentiranno gli amici italiani, anche in Firenze, il naturale suggello della bellezza delle città e del senso profondo che questo messaggio di bellezza trasmette al cuore di ciascuno di noi. Quando nel 1965 fu firmato il gemellaggio, c'era un mondo diverso. Era un mondo che faticava a vivere alcuni passaggi molto difficili. Penso al rischio della guerra fredda, penso alle tensioni di tanti paesi a livello internazionale, planetario. C'era un mondo nel quale la paura continuava a vivere e a prendere la residenza nelle case di tanti di noi. Quei sindaci allora scelsero la strada del gemellaggio per consentire ai popoli di dialogare più facilmente. E quel sindaco, il sindaco di Firenze di allora, Giorgio Lapira, volle convocare, partendo anche dall'esperienza di Kyoto, tutti i sindaci del mondo, i sindaci delle città capitali, a dialogare a Firenze per parlare di pace, di bellezza e di futuro. Voi direte, Kyoto e Firenze non sono città capitali, ma in realtà sono state città capitali e lo sono per alcuni aspetti tuttora. Sono capitali della bellezza, sono capitali delle emozioni e sono capitali che hanno molto da dire e da dare a ciascuno di noi. Ecco perché è importantissimo questa nostra visita dal punto di vista delle relazioni economiche. Viviamo un tempo nel quale Giappone e Italia possono collaborare con ancora più forza nel campo dell'economia. Aziende giapponesi possono investire in Italia, aziende italiane possono investire in Giappone. Ogni anno l'Italia riceve 2,7 milioni di turisti, 2,7 milioni di presenze dal Giappone. Il Giappone inizia a diventare una meta particolarmente preziosa e bella per tanti di noi. Oggi ho preso il treno da Tokyo a Kyoto, tutto mi aspettavo tranne che essere fermato da una comunità di Empoli, che è una piccola città vicina a Firenze, alla Toscana. Mi hanno riconosciuto dicendo: che ci fai te qui? E io avrei potuto dire: è la stessa domanda che faccio a voi. E in realtà loro erano a visitare le bellezze del Giappone. Erano a rafforzare e in qualche modo a implementare questo sentimento di amicizia. Bene, in 50 anni molte cose sono cambiate, però ci sono anche sfide nuove, più difficili. Pensiamo a quanto significhi per ciascuno di noi il tema dell'innovazione e della tecnologia. Oggi tutti noi abbiamo un profilo Facebook, tutti noi andiamo su Twitter, tutti noi utilizziamo i social media.
il ruolo di luoghi come questo non è cancellare la modernità, è aiutarci a vivere la modernità partendo da valori solidi e rilevanti. Dunque nessuno di noi pensa di poter chiudere i social media, ma ciascuno di noi sa che chiedere l'amicizia su Facebook è facile, praticare l'amicizia nella vita quotidiana è ancora più bello e più impegnativo. E mi ha fatto piacere che mi sia stata offerta la possibilità della cerimonia del tè, ricordandomi come negli anni l'unico luogo dove il samurai doveva lasciare la spada era proprio la tenda, lo spazio del tè, uno spazio di riposo dell'anima, ma anche uno spazio in cui tutti erano uguali, non vi erano differenze tra generali e soldati semplici. È un messaggio molto bello. Se ci pensi, caro amico Daisaku, anche i musei, anche i luoghi di cultura hanno questo effetto, hanno questo valore. Tu hai avuto modo di visitare 2 anni fa la bellezza degli Uffizi, la magnificenza del David di Michelangelo, lo stupore che si prova davanti a alcune opere d'arte o davanti a alcuni palazzi, come ad esempio Palazzo Vecchio, dove ci siamo incontrati. E io oggi ho la fortuna di poter visitare i vostri luoghi dell'anima. Cosa sono questi luoghi se non dei moderni spazi per far riflettere e fermare ciascuno di noi e per consentirci di uscire di qui più forti, più ricchi, più vivi? Ecco perché è importante che la nostra missione abbia affrontato il tema delle cessioni azionarie, del free trade agreement, delle iniziative di commercio e di valorizzazione economica. Ma c'è qualcosa che sta a monte e che è uguale a 50 anni fa, anzi che è più forte di 50 anni fa, che è la convinzione e la consapevolezza che sono i valori profondi della vita quelli che ci uniscono, che sono i messaggi che parlano al cuore e all'anima di ciascuno di noi, che segnano la differenza. C'è una frase di un poeta, più correttamente direi di un padre dell'Italia, che è Dante Alighieri, del padre dell'Italia, se mi permettete, che quando immagina il cammino di Ulisse all'interno della Divina Commedia utilizza un'espressione che suona in quel canto della Divina Commedia come un monito, uno stimolo, un'incitazione ai suoi compagni di viaggio. Ma che, se ci pensate, è una frase che vale per ciascuno di noi. È la frase in cui Dante dice ai suoi compagni: fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Per andare, cioè, a vivere l'umanità più profonda occorre non limitarsi a vivacchiare. La cultura serve a questo. Allora benvenga tutto ciò che abbiamo fatto in questa missione così importante e significativa, gli incontri di natura istituzionale. Saremo di nuovo in Giappone insieme ai colleghi del G7 il 25 e 26 maggio prossimo. Saremo in Giappone per i vari eventi internazionali, istituzionali, saremo per un prossimo G20, poi ci saranno i Giochi Olimpici del 2020, tanti eventi internazionali. Ma c'è un evento clou che si svolge ogni giorno ed è l'incontro di ciascuno di noi con la cultura e con il bello. Kyoto è capitale ancora oggi perché ci educa, ci aiuta e ci sprona a non vivere come dei bruti, a essere persone dotate di stupore di fronte alla bellezza, che ancora ammirano come la millenaria arte di un artigiano riesce a realizzare capolavori, o che si meravigliano di fronte alla maestà della bellezza del capolavoro del Rinascimento. Sta qui il senso della
partnership tra Kyoto e Firenze, sta qui il senso della partnership tra Giappone e Italia. E allora io vorrei prendere con voi un impegno, che è quello di rafforzare nei prossimi anni tutte le statistiche e gli obiettivi che ci riguardano. Abbiamo un interscambio commerciale che è ancora più basso di quello che dovrebbe essere, circa 8 miliardi di euro. Vogliamo portare a 3 milioni i turisti giapponesi che arrivano in Italia. Vogliamo far sì che intorno ai temi del cibo, io ho avuto l'occasione di gustare un ottimo pranzo giapponese tipico fatto dagli stessi ristoratori che in questo momento stanno gestendo il padiglione del Giappone a Milano. Una cosa molto bella, una bellissima iniziativa, uno dei padiglioni più belli di tutto l'Expo. Anzi, se avete ancora tempo fino al 31 ottobre vi suggerisco, in italiano si dice di fare un salto, ora dal Giappone ci vuole un salto bello lungo, ma diciamo comunque di dedicare del tempo perché l'Expo è davvero una grandissima e bellissima iniziativa. Bene, anche l'agroalimentare può essere un settore di collaborazione insieme, dobbiamo tutti rimuovere alcune barriere reciproche che abbiamo, barriere non economiche. Ma il Free Trade Agreement potrebbe aiutarci in questa direzione. E ancora penso a quanta importanza può avere tutto il settore della moda. Dobbiamo migliorare ancora di più nell'innovazione, nella moda, nel design, nel fashion. Penso a quante realtà italiane hanno ormai più presenze di negozi in Giappone che non in Italia. Segno evidente di una grande passione verso la nostra moda e il nostro design. Ma tutto questo ha un senso soltanto se ricordiamo a ciascuno di noi quali sono i valori profondi che legano la nostra amicizia. Il prossimo anno saranno 150 gli anni delle relazioni diplomatiche e li festeggeremo con Botticelli, con Tintoretto, con l'Opera, con la Scala, con grandi eventi di musica, di letteratura, di architettura, di storia, di cultura. Ma proviamo, e questo è il senso profondo della missione che abbiamo fatto ed è anche l'elemento di gratitudine per poter chiudere qui in un museo questa nostra missione, proviamo a sottolineare giorno dopo giorno ciò che è davvero importante nel mondo, e cioè i valori culturali. Finisco su questo. Lo ripeto ovunque vada. Qualcuno penserà che io sia forse persino fissato su questo. Ma il tempo che stiamo vivendo è un tempo nel quale alcuni dei nostri simboli sono diventati oggetto dell'attacco del terrorismo. Pensateci. Un museo a Tunisi, una università a Garissa in Kenya, una scuola a Peshawar in Pakistan. Tante chiese in Africa, chiese cattoliche, le sinagoghe di Copenaghen e Bruxelles, o ancora la redazione di un giornale a Parigi. Cosa sono questi se non simboli della nostra identità e della nostra comunità? Ciascuno con le proprie idee, ciascuno con i propri valori. Ma cosa sono questi se non luoghi nei quali una comunità si riconosce? Io penso che il terrorismo voglia distruggerci, voglia farci morire, come piace ai terroristi, ma non riuscendovi, cerca di farci vivere, come piace ai terroristi. Vale a dire nella paura, nella inquietudine, nelle frontiere, nei muri. Io trovo invece che i musei, le università siano i luoghi in cui questi muri vanno giù e dove ciascuno di noi scopre la bellezza di essere parte del destino di un altro e ciascun popolo si rende conto di essere profondamente e intimamente collegato all'altro. L'arte è questo. L'arte è fatta dalla bravura di chi la mette in campo, ma non ci sarebbe arte se non ci fosse uno capace di vedere quell'opera d'arte. Mi permetto di dire che non avrebbe senso il Botticelli o Leonardo, Michelangelo, se non ci fosse un cittadino di oggi o di ieri e certo di domani
che di fronte a quell'opera d'arte prova un'emozione, avverte il desiderio di una reazione. Io ricordo quando 8 anni fa l'Annunciazione di Leonardo è stata portata a Tokyo. Migliaia e migliaia di giapponesi facevano la coda per quella esposizione non per andare a vedere un Leonardo, ma per provare un'emozione di fronte a un quadro che esprimeva qualcosa di grande. Allo stesso modo il mio augurio e il mio impegno è esattamente questo. Riuscire a far sì che ciascuno di noi veda nei musei, nella cultura, non semplicemente una parentesi di serie B, ma il luogo costitutivo della nostra identità di popoli. E allora è questo il motivo per il quale l'Italia nei prossimi anni avrà tante sfide di fronte a sé. È un paese che sta tornando alla crescita dopo tanti anni, è un paese che sta facendo tante riforme nella Costituzione, della pubblica amministrazione, della scuola, del lavoro, ma c'è una grande riforma da fare, che è quella di far sì che la cultura, i musei, le università siano al centro non solo del nostro passato, ma del nostro futuro. Quando vi raccontano che il Museo delle Arti Tradizionali è il luogo del vostro passato, non credeteci. È sì il luogo in cui si vede la Kyoto del passato, ma è anche il luogo che aiuta a costruire la Kyoto del futuro. E allo stesso modo, per noi in Italia, dove costruire il futuro sembra molto impegnativo perché la storia che abbiamo alle spalle è grandiosa, costruire il futuro è la cosa più bella che un paese, un popolo, una generazione di politici possa fare, a condizione che ciascuno di noi segni sopra il proprio cuore quelle frasi di Dante Alighieri: non siamo fatti per vivere come bruti, siamo fatti per inseguire i valori, siamo fatti per inseguire la conoscenza. Ecco perché il gemellaggio ha 50 anni, ma è come se fosse firmato oggi, e se volete è come se ci fosse da sempre. Ed ecco perché per me è davvero un'emozione pensare di chiudere questa missione facendo un viaggio che da sindaco non avevo fatto, ma che da cittadino continuo a fare tutti i giorni, grazie anche all'aiuto di amici come il vostro sindaco e come tutti coloro i quali vogliono bene al gemellaggio in corso, perché è il viaggio di chi tutti i giorni trova nel proprio passato la forza per costruire il futuro. Grazie di cuore per questa calda ospitalità, per questa calda accoglienza. Vi attendiamo in Italia. Se non fate in tempo per l'Expo, vi attendiamo lo stesso l'anno successivo. Qualcosa di bello da fare ci sarà sicuramente. E a te, caro collega, anzi ex collega, caro sindaco, voglio dirti con tutto l'affetto del mondo, abbiamo una grande responsabilità ad essere i primi cittadini di città così belle. L'augurio dal profondo del cuore è quello di contribuire non solo a mettere a posto le strade o a sistemare i giardini, ma a costruire pezzo dopo pezzo un po' di libertà, di pace, di benessere, quindi di cultura. Arigato!